a me veniva da sorridere ogni volta pensando che parte del suo libro di cui promessi forse sarà anche dovuto al fatto che questo tavolo oggi io siedo avendo un'origine familiare di padre di madre dallo stesso paese di origine di Buglionesti, cioè di Cisa Scapaccino, un paesino del Monferrato, in provincia di Asti, ironie e la sorte. Ma perché cito Monferrato e la piemontesità dell'origine di Buglionesti, che peraltro il giovanissimo si era trasferito a Roma? Non per citare me stesso, ma perché leggendo e preparando le nuove carte della geografia di Buglionesti, preparando l'intervento di oggi, è tornato in mente uno scritto abbastanza recente di padre Enzo Bianchi, che raccontava di questa piemontesità monferrina alcuni motti, alcuni insegnamenti di vita che fanno parte della cultura di quelle terre, terre ricche sulla carta, nel senso che sono terre agricole redditizie, ma dure, in cui bisogna impegnarsi per rendere le redditizie e in cui si insegna appunto un certo approccio, una certa visione del mondo che poi si traduce in uno stile di vita, in una modalità di rapportarsi agli altri, al lavoro, al proprio impegno, che io ritrovo e riconosco in Giulio Onesti, non per fare un discorso campanilissimo, ma perché appunto deve essere vissuto in un'epoca confusa di rivolgimenti, di evoluzione, anche di confusione, e probabilmente, pur essendo vissuto lontano, questi insegnamenti li aveva interiorizzati, li aveva ascoltati dai suoi genitori, dai suoi nonni, come in parte anche a me è capitato nell'ambito familiare. Una terra appunto dove uomini dobbiamo impegnarsi molto per coltivarla e per rendere l'edilizia, o comunque bisognava per poter andare via altrettanto impegnati, come ha fatto Giulio Onesti nello studio, nell'avanzamento, nel trovare nuovi modi. E io ricordo come da bambino si sentisse parlare, quando c'erano notizie, sotto modo internazionale, si sentisse parlare di lui nel paese, dove era la storia del periodo di vacanza, con un giusto orgoglio, con il senso di appartenenza, l'orgoglio di sapere che il paese aveva dato i natali a una persona così importante e autorevole. Ora, questi insegnamenti, che vi dicevo prima, si possono sintetizzare sostanzialmente in quattro osservazioni. La prima, che deriva proprio dalle radici astrigiane, che ha a che fare col motto, ad esempio, di Vittorio Alfieri, rovi sempre rovi, progressivamente rovi, cioè è una tradizione di forte attaccamento al dovere, alla capacità e al riconoscimento di dover svolgere il proprio compito al meglio, senza mai deflettere, e avendo una fedeltà assoluta al proprio compito assegnato, quale esso sia, dal più umile al più elevato, come è stato quello di Onesti. Nello stesso tempo però questo impegno e questa capacità esplicitata al massimo delle proprie possibilità deve essere sempre temperata nell'ottica appunto di questi insegnamenti di vita che suggeriva gli studenti che appartengono a quella cultura contadina, deve essere temperati dal precetto di mantenere sempre comunque un senso della misura e delle proporzioni, di non esagerare, di non farla diventare un vanto, di avere sempre i piedi per terra, di evitare l'ostentazione. Il che non significa svenire se stessi, ma significa sapersi confrontare con gli altri, saperli non umiliare, saperli valorizzare, e per fare questo comunque avere sempre la consapevolezza del proprio valore, caratteristica che Giulio Onesti ha sempre avuto.
Un altro elemento che deriva e che è riconoscibile anche nell'opera di Giulio Messe è quello di fare il proprio dovere, lavorare, impegnarsi e non prendersela troppo di fronte alle avversità, non essere rancorosi, non traumatizzare le avversità e non farsi travolgere, ma saperle affrontare, l'umiltà, saperle superare e non dare troppo peso anche alla ostilità altrui, che molto spesso chi riesce nella vita trova qualche invidia, qualche pochezza, qualche altra. L'ultimo voto, l'ultima caratteristica che si può riconoscere in Giulio Messi, che corrisponde a queste caratteristiche ideali che sono state tratteggiate, è la capacità di riconoscere i reciproci ambiti di competenza, cioè non mescolare le cose, un principio di responsabilità, di chiarezza, di mettere in ordine le cose perché siano trasparenti, e da questo non mescolare le cose non può che derivare una rettitudine di pensiero, di rigore morale e un ordine nelle idee, che è l'unico modo per affrontare i problemi in maniera pragmatica, per poterli risolvere, ma soprattutto per essere in grado di assumersi le responsabilità e di sapere anche chiamare gli altri alle proprie responsabilità. La confusione invece, il mescolamento delle cose, impedisce questa chiarezza di visione e molto spesso ostacola il raggiungimento dei risultati. Ora, per leggere la biografia di Giulio Messi e quello che ha fatto, queste caratteristiche a me è parso di ritrovare. Ripeto, non perché voglia fare l'elogio della mia cortesità, ma perché sono insegnamenti di vita e indirizzi di azione che hanno caratterizzato lui, ma che credo possano essere universalmente riconosciuti e siano riconoscibili come insegnamenti utili comunque ad affrontare soprattutto il mondo di oggi, che non è meno confuso di quello che ricordava il presidente Maragò nel 49 per uscire dalla guerra e con un paese da ricostruire. E quindi quella dedizione al dovere, quell'obiettivo da perseguire con perseveranza, con costanza, con caparbietà, anche tradendo in qualche modo quello che era stato il mandato iniziale, ma perché la visione era di prospettiva, in quel senso del dovere, della missione, lo si trova in Giulio Messi, che è già commissario liquidatore, poi è diventato commissario straordinario e infine presidente di un ente che lui ha saputo riconoscere come estremamente importante, superando anche l'ostilità del giudizio che derivava da questo stato nel periodo della dittatura, e quindi con caparbietà, con tenacia, aveva saputo argomentare la necessità di mantenerlo, di rilanciarlo, di recuperarne le radici sane, scontando quelle che erano legate alla dittatura, e di saper anche costruire l'autosostentamento del tempo per garantirne la sopravvivenza. Il non prendersela lo si riconosce nella chiusura di questa parabola, perché poi nel 77 fondamentalmente la sua figura è portata in crisi, dopo ho trovato l'accettazione di un articolo di Sfascia Carrozze che nel 77 pubblicò il Corriere dello Sport e che in qualche modo evidenziò un approccio critico al ruolo che la politica in quel momento stava assumendo nei confronti del CONI, ma appunto ha lasciato Messi con signorilità, ma questa sua visione, questo suo impegno, questa capacità di gestire lo sport con una visione più ampia, una visione non solo agonistica, non solo di risultati sportivi, ma anche
tipo culturale, e direi addirittura artistica, nella misura in cui il CONI in quegli anni aveva anche promosso la ricostruzione dei luoghi dello sport, la ricostruzione del bello entro il quale esercitare la pratica sportiva, ecco, dicevo, questa professione, queste qualità vennero riconosciute dal CIO nell'affidargli l'incarico di presidente della Commissione Cultura internazionale, che poi lui mantenne sino alla prematura scomparsa. Ma questa tensione culturale è proprio quella che nel 49, come ricordava il presidente, con tutto il caos che c'era, e magari anche priorità molto contingenti, molto più concrete, terrene e immediate, ecco, loro hanno portato nel 49, con l'aiuto di Bruno Zauri, a far nascere la rivista di diritto sportivo, assegna trimestrale di dottrina di giurisprudenza. Ma con quel caso sportivo che dicevamo prima, e cioè nell'articolo editoriale di apertura del primo numero doppio, nel cosiddetto panorama programmatico che lui aveva firmato, Onesti che comunque ha messo in piedi una rivista e quindi ha dato vita a un particolare estremamente importante in quel momento per il diritto sportivo e per lo sport un po' complesso, ha l'umiltà di riconoscere e di dire che non si tratta di un'iniziativa nuova, da dove era, ma della ripresa di una pubblicazione del CONI, ricordando e dando atto che prima della rivista, di cui oggi ricordiamo i 70 anni, c'erano stati alcuni numeri, mi pare una quindicina, di un'altra rivista bimestrale del diritto sportivo che a cavallo, diciamo, della guerra, nei primi anni 40, aveva comunque animato il dibattito del diritto sportivo sull'iniziativa tra gli altri di Alfredo Albanesi, che poi Onesti chiamò, insieme ad altri illustri giuristi, che è stato citato Massimo Signore Giannini, c'era mi sembra Giuliano Massaggi e altri nomi autorevoli del diritto, e con Alfredo Albanesi, che già era scritto di sport, era l'unico che aveva questa esperienza precedente, aveva dato vita a questa rivista che nelle difficoltà della guerra aveva provato a riordinare le idee nell'ambito dello sport. E quindi è quell'insegnamento di vita sul non esagerare, sul basso profilo e sul riconoscere il valore degli altri, perché in questo riconoscimento comunque si esalta anche il valore di se stessi, lo ritroviamo in questo dire che la pubblicazione era ripresa di qualche cosa che era ai tempi soltanto patrocinata dalla comunità, non era dal Comitato Politico Nazionale Italiano, non era espressione diretta, ma comunque era un precedente a cui rifarsi. E la visione appunto di prospettiva e di importanza della rivista viene fuori proprio sempre dall'editoriale programmatico, perché Giulio Onesti rivendica la dignità del diritto sportivo e vuole creare un laboratorio di discussione, favorire il riconoscimento pieno del diritto sportivo, della sua dignità, e lo vuole fare proprio come espressione del nuovo patto democratico, lo vuole fare con la partecipazione di tutti, chiamando tutti a partecipare a questo dibattito, a costruire il diritto dello sport, la sua immagine, e ad approfondire la divulgazione dei problemi dello sport e l'integrazione dei principi giuridici. E qui c'è quel nome scolare del corso, cioè la volontà attraverso la rivista di fare chiarezza sulle fonti, di fare chiarezza sulle regole, di
soggetto del diritto e sui soggetti che ne sono parte, perché questo è importante, è proprio per dare una cornice chiara e che tornare a ciascuno dalle proprie responsabilità. Quindi una completa disanima e divulgazione, dice Giulio Messi, da parte della comunità degli studiosi, perché la rivista possa avere proprio un laboratorio di costruzione di idee. E in questo senso, spetta a me però l'autorevolezza, appunto il presidente Paino, e così come il presidente Giardini e l'onorevole Ciarabò, hanno ricordato l'importanza di Massimo Severo Giardini, e non a caso proprio anche nel volume commemorativo dell'articolo di Massimo Severo Giardini, prima osservazione sugli ordinamenti giuridici sportivi, assume un ruolo centrale, soprattutto perché Massimo Giannini fa una sintesi di qualche cosa che era già nell'arco, come prima, in un articolo che ho visto recentemente, si ricorda prima il cittadino sforza che negli anni lenti aveva provato anche lui a ragionare in termini di autosufficienza dell'ordinamento sportivo, ma insomma la sintesi finale la dà Giannini, la dà lo sport, ma in realtà le osservazioni che lui fa sono di respiro ben più ampio, riguardano tutti gli ordinamenti, ben ricordava il presidente Paino, riverberano ancora oggi sul diritto e sono oggetto tuttora di dibattito. La rivista purtroppo ha conosciuto una crisi nel 2001, che è rimasta un po' in sordina, ma ha avuto un rilancio non casuale, e questo è stato fatto anche dal presidente Marco, un rilancio non casuale nel 2015 in coincidenza con il nuovo assetto della giustizia sportiva, perché comunque c'è bisogno anche oggi di un ruolo di dibattito. Alcune delle innovazioni non sono state forse ancora oggi del tutto assimilate, ci sono comunque stati dei cambiamenti che necessitano di un confronto, di un circolo intellettuale di cui dibattere e costruire il diritto e il contesto in cui questo si applica. La Procura Generale ha l'intenzione di essere parte di questo circolo. Io personalmente non ho una cultura giuridica pura, ma ho cimentato recentemente un piccolo articolo che ho trovato pubblicato poi sulla rivista per fare il punto sul tema del match fixing e sulle problematiche anche dal punto di vista giuridico che ancora sono pendenti, ma in generale con i colleghi stiamo ragionando sulla massimazione delle decisioni del collegio, sulla massimazione anche delle decisioni che assumiamo noi nel momento in cui valutiamo le proposte di applicazione piuttosto che di patteggiamento, per provare a dare uno strumento agile a tutti i colleghi, ma provare anche da questo e dai casi specifici a tirar fuori un qualche cosa da condividere con la comunità degli studiosi. Rendiamo conto nella quotidianità di qualche problema interpretativo e vorremmo provare a condividere questi dilemmi attraverso anche la rivista, ma comunque la divulgazione e la condivisione di questi temi la consideriamo importante, e in questo senso la rivista dopo 70 anni non ha certo perso la sua ragione di essere, anzi, va mantenuta. Oggi più che mai è un momento di cambiamenti, è importante che vi sia un confronto, un dibattito, e di questo noi siamo orgogliosi.